Tredicesima edizione dell'Ischia Film Festival, abbiamo qui con noi Francesco Palantoni per presentare Andiamo a quel paese. Andiamo. Un film di Figaro e Picone. Sì. Quindi com'è lavorare con Figaro e Picone sotto la regia di questo duo comico? È molto divertente, loro sono deliziosi, sono simpatici, sono degli amici intanto perché ci conosciamo da tanti anni, per cui è un'atmosfera amicale più che professionale naturalmente, molto, sono molto professionali, sono molto attenti, sono molto precisi, soprattutto uno dei due, per cui insomma si lavora molto bene in maniera, ripeto, professionale, ma anche in maniera molto amichevole, grande divertimento, spazio all'improvvisazione, per cui è stato molto piacevole, davvero molto piacevole. Ischia Film Festival, parliamo di location. Avete girato nella città del Carrubo, giusto? Sì. Ma ovviamente saranno state tantissime le location che ti hanno visto girare qualche film. Quella che più ti ha sorpreso qual è stata? Dei film che ho fatto, dici? Insomma, io ho girato, mi ricordo, il film di Virzì, Baci e Abbracci, in un casolare in Toscana, dove c'era una dimensione veramente molto mistica, molto nostra, stavamo sempre tutti insieme. E poi un film con la Comencini a Lecce, per cui la magia di quel posto, della Puglia, di quell'atmosfera barocca a Lecce pure è stata veramente molto, molto intensa, molto forte. E poi questa con i ragazzi in questo posto assolatissimo, era un paese veramente da 45 gradi all'ombra, è stata una cosa faticosissima, però era divertente perché Rosolini si chiama il paese, divertente perché in quel paese dove non succede quasi mai niente c'è stato questo piccolo evento del film e io che facevo il carabiniero ormai alla mattina quando uscivano mi salutavano maresciallo, mi offrivano caffè, è stato molto molto caldo, però grande, grande umanità, grande calore, al di là del calore del sole pure un calore umano bellissimo, qui insomma ogni location ha un suo fascino bello, poi in Italia è tutta bella, quindi figura. Oggi sei qui e domani quali oggi sono? Oggi sei qui, domani lì, domani. I progetti futuri quali sono? Oddio, progetti futuri, insomma sono delle cose, un po' di spettacoli miei in giro quest'estate, mi sto dando all'arte figurativa per cui sto facendo i quadri e l'8 e il 9 sarò all'Expo a Milano con i quadri. E poi ho delle cose probabilmente da fare in televisione a cinema, ma è inutile parlarne perché quando già sono sicuro già non si fanno, figurati quando sono ancora fumoso, per cui ne parleremo più in là. Va benissimo, grazie. Ciao, grazie.